Io sono Alberto, del Meetup di Ferrara. Oggi pomeriggio sono state consegnate le firme del referendum autogestito contro la turbogas e l'ampliamento dell'inceneritore. Oggi, poi, questa sera, c'è lo spettacolo di Beppe Grillo e durante lo spettacolo parleremo di una delle prossime iniziative che sarà le primarie del sindaco. Le elezioni si faranno fra 2 anni, ma abbiamo delle richieste molto precise verso chi si candiderà e quindi già adesso ci prepariamo con questo programma. Manca un terzo interlocutore. Turbogas, la fada sul gas, e che frara, agna vembe la sa, i safar. Allora il vostro sindaco, il diossino. Manca, va bene, ma noi lo capiamo e abbiamo anche capito qual è la strategia di questi ex dipendenti. Sono funzionari di partito, quindi non rappresentano assolutamente nessun tipo di cittadinanza. Ora il 10% di una città che si mobilita in un referendum finto, tra virgolette, perché è finto, non ha nessun valore. Quello che stiamo facendo, avete fatto, non ha nessunissimo valore. Ce la stiamo raccontando di nuovo su questo scalone. Ha un valore straordinario invece. Ha un valore talmente straordinario che sono di nuovo chiusi lì dentro come l'altra volta. Stanno sentendo e poi usciranno da un'uscita laterale quando al buio. Quindi noi adesso riceveremo, io farò satiriale, lo farò io. Io mi darò le schede e le riceverò da solo, come Tronchetti Provera quando ha venduto gli immobili di Telecom, se li ha venduti da solo. Bene. Farò la stessa cosa, quindi io farò satiriale che esce di là e il professor il dottor Montanari mi darà le schede del vostro referendum. Ci sono stati casi di pensionati in biciclette, malati, anche ex socialisti hanno dato un voto. Quindi qui non si tratta di scelte, come ho letto sui giornali, popolari, così di moda, o di comitati così che non sanno cosa fare. Qui si propone un'alternativa. Io sono arrivato a Ferrara, uscendo da Ferrara a sud, sembra di entrare a Calcutta. Voi non avete più una città, avete questo centro, a meno che i diossini non faranno dei posteggi sotto questa piazza. Noi non abbiamo bisogno né di centrali né di inceneritori, abbiamo bisogno di usare l'energia a cominciare da questo palazzo qua. Se voi prendete la bolletta di questo palazzo qua di energia, voi potete capire che almeno il 60% del riscaldamento di questo edificio se ne va da quei serramenti lì. Allora, per prima cosa bisogna riparare i serramenti del comune, prima, e poi fare una turbogas dopo. Allora è inutile fare delle centrali per poi disperdere l'energia in questo modo. Hanno paura, non vogliono avere un dialogo con voi. Non ci sarebbe niente di male se usciste di lì adesso un attimo. Anche l'usciere ci basterebbe. Un usciere così, diossino. Un diossino usciere che facesse una presenza. Non avremmo preso per il culo nessuno. Io non sono qua in fase di comico. Io sono il vero scienziato. Italiani! Io mi consegnerò, prendendo simbolicamente le chiavi di questo municipio, mi consegnerò da solo le vostre schede del referendum. Ma prima, un attimo la scienza, il dottor Montanari vorrebbe dire 2 cose. Basta che non ci parli della legge di Lavoisier, io le do il microfono. Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si fa con il dottor Montanari. Giuro che non vi parlerò della legge di Lavoisier, soltanto veramente pochissime parole. Intanto volevo ringraziarvi perché anche grazie al vostro contributo, io sono stato su questa piazza varie volte, abbiamo raccolto dei soldi, sono venuto qui anche in veste di mendicante, voi avete dato i vostri soldini, con i vostri soldini noi siamo riusciti a comprare il microscopio, abbiamo finito la raccolta.
di questo volevo ringraziare, perché un pezzo di microscopio è anche vostro e un pezzo di ricerca è anche vostro. La decisione di costruire, di ampliare l'inceneritore, di costruire una turbogas, è stata presa senza nessun razionale scientifico alle spalle, nessuno. Voi avete... Purtroppo questa decisione è stata presa anche da un assessore provinciale all'ambiente che si è presentato vestito di verde, ed è tutt'altro che verde, magari è un marrone molto molto scuro, ma sicuramente non è verde. Io ho chiesto a più riprese che questa persona venisse espulsa come merita dal partito, da Roma mi hanno insultato. Ricordatevi che è a causa di queste persone che voi avrete di che soffrire, voi e i vostri figli. Io vengo sempre dipinto come un terrorista. Il terrorista non sono io, i terroristi sono loro, perché il terrorista è chi mette le bombe, non chi cerca di disinnescarle. Io semplicemente vi avverto che c'è una bomba. Grazie. Io sarò il vostro satiriale per 10 minuti. Cittadini, ecco i Re Magi con le schede, vengano! 11.539 invisibili. Ecco, grazie. So che ci sei! Te le lascio fuori, va bene? Saluta D'Alema. Ciao, grazie. Andiamo adesso, non è che possiamo fare uno spettacolo, ce n'è un altro stasera io. Abbiate pazienza, qualcosa devo guadagnare anch'io, stasera è a pagamento. Capite? Ogni tanto mi faccio pagare anch'io. Trovate giusto o no? E tanto state qui e non venite, eh? No, non so, eh. Ragazzi, allora io, vedendo il polo chimico che avete, avremo deciso con la giunta comunale di Genova di trasferire qua il nostro inceneritore. Perché tanto sta tutto lì dentro, è una meraviglia. È una meraviglia quello che vi stanno facendo, amici. Una meraviglia. L'importante è che voi stiate attenti, accorti, che prendiate informazioni. Andate per esempio sul blog oppure su nanodiagnostic.it. Bisogna andare avanti, tenerci informati, soprattutto uniti, e cominciare a fare un po' di democrazia dal basso. Voi l'avete dimostrato, la prima città che fa un referendum così. Bolzano ha fatto applicare alla provincia di Bolzano i referendum propositivi. Vuol dire che se metà popolazione di Bolzano decide di fare una legge e metà cittadini sono d'accordo, la legge si fa. Quindi bisogna combattere dal basso, beh, sopra non c'è più niente, non c'è rimasto più niente, gente che si autoreferenzia da solo, non rappresentano più nessuno, non vedete cosa fanno, non lo vedete. Adesso abbiamo un governo che chiamano coeso, coeso, coeso. Hanno ridotto a 12 punti quelli che 4 milioni e mezzo di cittadini avevano votato, cioè 128 punti della sinistra, adesso sono 12. Allora questi devono andare a casa. Quando dico a casa, secondo me, cerco di interpretare anche il vostro pensiero, a casa ci devono andare tutti, tutti. Devono rimanere in Parlamento quelli che hanno 2 legislature al massimo con effetto retroattivo. 2 legislature, non 30 anni di Parlamento. 2 legislature poi a casa. Abbiamo bisogno di persone giovani di 40 anni. Brown ha 42 anni. Il prossimo presidente degli Stati Uniti ne avrà 41, cari signori. Noi abbiamo un'età media di 84. Gente che progetta il futuro, futuro che loro non vedranno mai, ma ce l'hanno sulla groppa i giovani. Altro che TurboGas. Ciao a tutti, grazie. Sono come un orso malinconico se mi si abbassa la naturale percezione di vomito. Mica mitigo, litigo, sto sul listone col listino a fare politico. Shock, shock, shock.
chi gioca l'assessore c'ha per sé l'erba più verde. A noi poco importa, abbiamo erba stupefacente. Se poi diamo retta a chi c'ha l'aria competente, ci dice che bonifica per fare erba mutante con quel che di chimico ha portato Karen. Qua fe acquaria tra siluri e zanzare, sta come te dentro un limbo a galleggiare con la forma della polvere, però più so...